Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Seppur nella sua brevità il Pokémon Direct di oggi, dedicato alla seconda parte del pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo, ha rappresentato una tappa fondamentale per questo 2020 targato Nintendo. Con l'annuncio della data di uscita del DLC delle Terre Innevate della Corona si chiude definitivamente, o almeno per ora, l'esperienza con l'ottava generazione dei mostri tascabili. Se bisognerà aspettare il 22 ottobre per tirare definitivamente le somme sull'esperienza complessiva di Spudo, possiamo intanto fermarci un attimo a riflettere sull'immediato futuro della console ibrida della casa di Kyoto, tra le conferme delle scorse settimane e qualche reveal ancora in ballo. Come al solito, prima di iniziare, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale, attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Non voglio dilungarmi più di tanto sul contenuto della presentazione, perché ha aggiunto ben poco a quanto si sapeva già a proposito della Landa della Corona, e a questo punto è ovvio che non c'è da aspettarsi nulla di rivoluzionario rispetto a quanto visto nel gioco base e sull'Isola dell'Armatura. Speriamo solo che l'aspetto narrativo, ipotetico focus principale del DLC, riesca a dare quella spinta in più necessaria a differenziare quest'ultima frazione rispetto alla precedente. Purtroppo il video non ha fornito molti dettagli in merito e starai fidelissimi che hanno già acquistato il pass, aspettare il 23 ottobre per sperimentare in prima persona la qualità della nuova avventura. Proprio la data di uscita era l'informazione più attesa in assoluto, forse l'unico motivo che ha reso sensato questo aggiornamento da parte di The Pokémon Company. Curiosa poi la scelta di proporre a meno di un mese dall'uscita del contenuto a pagamento una versione definitiva che comprenderà in un unico bundle fisico sia il gioco base che l'espansione. E dico curiosa semplicemente perché non è stato confermato il prezzo dell'edizione e c'è ancora da capire se rimarrà in linea con l'attuale prezzo di 90 euro circa per poter usufruire dell'esperienza completa o verrà proposta come titolo budget a prezzo normale. Un'eventualità che sono sicuro non farà la felicità di chi ha acquistato il pass preventivamente. Nonostante questo abbiamo finalmente una mappatura completa delle uscite per Nintendo Switch nei mesi di ottobre e novembre e devo dire che la situazione è decisamente molto più incoraggiante di come si pensava sarebbe stata già quest'estate. Il mese si aprirà con l'attesissimo Battle Royale Mario 35, proseguirà con il particolare Mario Kart Live Home Circuit e si chiuderà con l'uscita dell'espansione, anche in versione fisica, di Cadence of Hyrule e Pikmin 3, da me attesissimo. Novembre sarà invece dominato dal prequel di Breath of the Wild, ovvero Hyrule Warriors, Age of Calamity, e dal criticatissimo rhythm game a tema Kingdom Hearts, dal nome Melody of Memory. Impossibile non aspettarsi qualche altro annuncio a sorpresa per coprire il mese di dicembre e traghettare l'utenza verso un 2021 a tema Zelda e magari Switch Pro. Se devo fare una prediction, credo proprio che nelle prossime settimane avremo degli update corposi con tanto di data di uscita per quanto riguarda Bravely Default 2. E non dimentichiamoci che, archiviata definitivamente la questione Spudo, finalmente possiamo concentrarci su Smash e il nuovo DLC. Direi che è proprio giunto il momento per Sakurai di annunciare questo benedettissimo nuovo fighter. E tutto questo temporeggiare, non trovate sia un po' sospetto? Difficile dirsi quale sarà il prossimo volto a unirsi alla lotta, per questo sto mettendo immagini casuali di un gioco in uscita questo venerdì. Chissà se... Insomma, ci stiamo avvicinando alla conclusione di questo 2020, un anno semplicemente disastroso. E nonostante tutto, Nintendo, tra uno scivolone e l'altro, sembra essere caduta in piedi. L'uscita del pass di Pokémon segna però un passaggio importante, l'inizio di una nuova fase dove ormai archiviati alcuni dei brand di massimo richiamo, ovvero Mario, Animal Crossing e Pokémon, la grande N non può permettersi altri mesi di vuoto lasciando l'utenza nell'incertezza più totale, soprattutto in concomitanza con l'uscita della next gen. Io mi aspetto grandi cose da questo 2021 e non solo a tema Zelda. E voi, poracci, siete rimasti soddisfatti da questa presentazione? Avete già acquistato il pass o avete aspettato sperando in una versione definitive? E quali sono i giochi di ottobre e novembre che più attirano la vostra attenzione? Come al solito vi aspetto nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Pass, Michele Corona, ciao!